Bravissimo video. Allora, come state? Spero tutto bene. Io ad esempio sto molto molto bene e eccoci appunto ritrovati in questo nuovo video. Allora, sono molto contenta perché il video di oggi tratterà di un argomento che a me piace un casino, ossia anime, gli anime, i cartoni animati giapponesi. E voglio cominciare a trattare anche di questi argomenti, a recensire degli anime, eccetera. Quindi parto, diciamo, con questo nuovo video. Vedo se la cosa può interessare anche a voi. E se interessa anche a voi, io continuo. Ovviamente scrivetemi poi anche cosa ne pensate qui sotto nei commenti e tutto quanto. Gli anime sono... guardare anime e leggere manga, eccetera, è sempre stata una mia grande passione, che purtroppo nell'ultimo periodo è andata un po' a scemare per mancanza di tempo. Non riesco più a guardare anime e vorrei incominciare anche a guardare qualcosa di nuovo in realtà, però appunto mancanza di tempo, un po' perché sto incominciando a vedere video di sviluppo personale, eccetera, quindi non ho mai il tempo di vederli. Però voglio riprendere e ricominciare appunto a vederli. Fatemi sapere se anche a voi piacciono. E io sono ad esempio molto più contenta di guardare anime invece di serie TV. E anche perché rientra nel mio campo, perché appunto disegnando riesco a trovare negli anime molta ispirazione, nelle storie molta ispirazione per le mie illustrazioni o anche nelle ambientazioni, e trovo che siano qualcosa di fantastico, qualcosa di... c'è dietro un anime, c'è uno studio dietro allucinante. E lo so bene perché appunto studiando nell'ambito, e posso vederlo in prima persona. Ad esempio, nella mia scuola ci sono molti corsi, quindi illustrazione, fumetto, animazione, videogames, e vedo appunto i ragazzi di animazione che creano i personaggi, character design, eccetera, al computer con il digitale. E trovo che sia una cosa molto molto bella, però anche molto molto impegnativa. Infatti studiano le pose davvero tanto, per tanto tanto tempo. E io trovo che siano anche un sacco educativi, facciano anche molto riflettere. E vabbè, ovviamente dipende anche dal tipo che se ne guarda. Io ho preparato 60 domande per questo video. Sono 60 domande riguardanti gli anime, e non risponderò a tutte perché alcune ad esempio non ne ho proprio idea, e le leggiamo per la prima volta insieme perché non le ho ancora lette. Quindi incominciamo subito. Allora, mi avvicino un po', anche se faccio un po' paura in questo video, però non fateci caso. Allora, prima domanda. Primo anime visto. Io penso o Anna dei capelli rossi o Heidi. Sono stati i primi che ho visto appunto quando ero piccola. Anime preferito fino ad ora. Ovviamente Rossana. Ho anche tutta la collezione del manga, è il mio anime preferito e il mio manga preferito. Soprattutto il manga è molto bello e molto profondo, e non hai la stessa esperienza guardando solo il cartone animato. Per apprendere bene la storia devi leggere anche il manga, te lo consiglio caldamente. Hai una cotta per... Ho una cotta ovviamente per Eric, per poi non lo so, per forse Natsume di Alice Academy, e Zero, come non mettere Zero di Vampire Knight, e basta, forse per questi tre anime. Che ti vergogni di aver amato. Si chiama
Boku wa imoto ni koi wo soru. Boku wa imoto. Vabbè, magari ve lo scrivo qua. E non è che mi vergogno di aver amato, però l'ho visto tante volte. E parla dell'amore tra fratello e sorella, quindi è un argomento un po' strano. E mi è piaciuto, quindi forse è questo. Poi, personaggio a cui somigli di più. Allora, ti direi Rossana. Perché è un personaggio che mi rappresenta molto, e forse anche per questo che amo molto l'anime, soprattutto quando avevo i capelli rossi mi ci vedevo un sacco, e ora non li ho più, però mi ci vedo comunque. E poi un altro personaggio forse è Mikan, sempre di Alice Academy, perché lei si sente un po'. All'inizio del cartone si sente un po' fuori luogo, un po' che deve trovare la sua strada, un po' che non ha capito che tipo di poteri ha. Ed è un po' quello che sto attraversando ora in questo periodo, quindi anche un po' Mikan. Personaggio più insopportabile. Allora, non mi ricordo come si chiama, ma è stata davvero molto insopportabile. Anzi, forse due persone molto insopportabili. Due personaggi. Allora, il primo è l'occhialuta, ora non mi ricordo come si chiama, di Boku Ragaita. È davvero un personaggio insopportabilissimo, che non sopporto. E l'altro è Kaname Kuran di Vampire Knight, un altro personaggio che non sopporto minimamente. Quindi sono questi due. Kaname in realtà è molto amato, ma io proprio non ce l'ho qui. Non lo sopporto. Coppia preferita. E allora, coppia preferita? Ti direi una coppia che mi è piaciuta tanto, però alla fine del cartone animato non era. Sì, si mettono insieme, però in un modo molto strano. Airo e Fakir di Princess Tutu. Ed è un altro cartone che ho amato alla follia. E ora non badate al titolo, non badate magari alla grafica, ma la storia è davvero molto profonda e molto bella e io lo consiglio sempre a tutti. Anime più riguardato, sempre forse Mermaid Boy, che è un altro anime sottovalutato, ma in realtà è bellissimo, almeno io lo reputo bellissimo, e Rossana ovviamente. Cosplay che vorresti fare? Allora, io sono un sacco in fissa con i costumi di Kamisama Karin, non lo so, e sono un sacco belli, un sacco da Lolita, e quindi mi piacerebbe tanto vestire in quel modo, ma non solo per cosplay, anche nella vita in generale mi piacerebbe tanto. Il più recente sfondo desktop anime, di quale anime era? Rossana. Ovviamente sempre lei, perché appunto è l'anime che più ho visto, che più ho amato alla follia, quindi lei ovviamente. Anime che vorresti vedere? Allora, ti direi Sailor Moon, perché non l'ho mai completato, ha davvero tante, tantissime stagioni e io non l'ho mai completato. E oppure vorrei rivedere Candy Candy, perché da tantissimo tempo che non lo vedo. E che mi piacerebbe riscoprire la storia, oppure Clannad, ne ho sentito parlare molto bene, vorrei rivedere Orange e basta, penso questo. Arma preferita? L'unica che mi viene in mente è la frusta di Yuki, però forse quella, dai. Anime preferito che si svolge a scuola, e ti direi Rossana di nuovo, però non voglio essere appunto noiosa, quindi ti direi Temi d'amore tra i banchi di scuola, un altro anime bellissimo che mi è piaciuto un sacco. Poi Le situazioni di lui e lei, un altro anime molto molto bello, e Lovely Complex forse. Personaggio più pasticcione.
Forse Mikan, poi Kilari e non mi viene in mente nient'altro, però insomma questi due forse. Anime con la grafica migliore. Ti direi Sailor Moon perché mi piace un sacco la grafica di Sailor Moon. Oppure Sailor View. Sono molto belli i personaggi. Ah sì, oppure Sugar Sugar e Sugar Sugar Yun. E la grafica è bellissima. Mi piace tantissimo lo stile dell'autrice. Davvero stupendo. Ed è un altro anime che amo. E la coppia, Chocolat e Pierre. Bellissimi, mi piacciono un sacco. Miglior cattivo. Allora, ti direi proprio Gish, che è il mio. Poi, miglior opening. A me piace tantissimo l'opening di Nana, come inizia proprio l'anime di Nana, mi piace davvero un sacco. Miglior ending. Non lo so, ci dovrei pensare. Uniforme scolastica migliore, appunto camicia Magarin, perché trovo che tutti i vestiti di camicia Magarin siano davvero fantastici. Un anime che avresti voluto non fosse mai finito. E ti direi proprio Sugar Sugar, perché insomma, lei sarà al trono, però poi non si sa, poi pure Pierre scompare praticamente, non si sa che cosa fanno. E io li volevo vedere sposati praticamente. Un anime con una trama strana. Ti direi Orange, che è una trama abbastanza strana, però molto bella e profonda. E poi ti direi anche School Days. È un anime molto macabro e molto strano. Se consiglio di vederlo non lo so, però pure quello, cioè nel senso io l'ho visto tipo 3 volte School Days. Però sì, ha una trama leggermente strana. Personaggio non umano che adori. E ti direi il famiglio di Chocolat e Luna di Sailor Moon. Anime più divertente visto fino ad ora, e vabbè, la risposta è ovviamente Rossana, non ci posso fare nulla. Un gran personaggio secondario. Ti direi l'amica di. Ora non mi ricordo come si chiama. Miki, Mikan. No, Mikan era di. Miki forse, di Mermaid Boy. Sì, forse Miki si chiamava. E mi piace molto come personaggio perché è molto profondo, molto coraggioso. Sì, coraggiosa, molto, mi piace molto. E poi un altro personaggio secondario. Non me ne vengono in mente purtroppo, mi dispiace. Allora, miglior famiglia, ti direi Anna dei capelli rossi. Ok, so che quella non è una vera famiglia, che è stata adottata dai fratelli, però. Insegna proprio il fatto che sì, ci può volere bene, anche se quella non è la tua vera famiglia, insomma che il legame di sangue conta fino a un certo punto, ma il voler bene è un qualcosa di più, insomma. Un personaggio che non avresti voluto morisse, appunto Matthew di Anna dei capelli rossi. Quando è morto ci sono rimasta un sacco male. E poi ti direi anche Anthony di Candy Candy. Mi è dispiaciuto un sacco quando è morto. Io da piccola ho avuto anche gli incubi per questa cosa. Quindi sì, mi è dispiaciuto un sacco quando è morto. Trasformazione preferita? Ti direi appunto Karin di Kamisama Karin. Oppure Airu. Un anime che sarebbe un buon videogame. I Reset, forse anche i Reset potrebbe essere un buon videogame, a meno che non c'è già. E poi le Pretty Cure, potrebbe essere un buon videogame, però non so se c'è già in realtà tutto ciò. E poi anche The Sugar Sugar sarebbe un buon videogame secondo me. Anime sottovalutato. Io vedo che
Orange non lo conosce quasi nessuno, quindi forse direi Orange. Personaggio più strano, spaventoso. Allora, ti direi la tizia di School Days che ammazza lui alla fine, che è stato parecchio inquietante. Una scena che ti ha fatto urlare di gioia. Vabbè, io mi piacciono tutti gli anime romantici, quindi quando due personaggi che dovrebbero stare insieme, stanno insieme, là io sclero praticamente perché è troppo bello. E quando accade io faccio sì, dai, forza, faccio il tifo per voi, siete bellissime, eccetera, eccetera. Anime abbandonato per noia. E ti direi... Anohana, non lo so, forse sono io che non l'ho visto nel momento adatto, però Anohana dovrei vederlo, lo so, dicono tutti che è bello, infatti a me non può non piacere, però lo devo vedere bene. Il mio più lungo mai visto, penso il Merman Melody perché c'hanno un sacco di episodi e Sailor Moon purtroppo non l'ho completato. L'ultima domanda, genere preferito è appunto romantico, shoujo, più che altro anche quelli degli anni 80, 2000, quelli sono diciamo i miei preferiti, però so che devo aprirmi anche al mondo della modernità, quando avrò anche un po' più di tempo incomincerò a vedere altri anime e li recensirò qui sul mio canale. Allora ragazzi e ragazze, queste erano un po' le domande, quindi avete un po' conosciuto anche in ASMR, i miei gusti sugli anime, quello che piace a me, eccetera. Aspettatevi nei prossimi giorni il video sui miei manga preferiti e non. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video.